Come capogruppo sono fiero di esporre in questa splendida cornice dell'809 Art Gallery di Milano. È la seconda volta che esponiamo, la prima è stata a settembre, praticamente un'inaugurazione della galleria, tenendo presente che Milano è la capitale europea dell'arte. Trovo che sia una iniziativa splendida, soprattutto in un momento critico come questo, e agevolare la conoscenza di questi nuovi artisti e di quello che possono fare è decisamente notevole. E poi sono delle belle opere, a prescindere da tutto sono davvero belle, e io sono molto molto orgogliosa di averli potuto ospitare presso la nostra galleria. Davvero, le parole non bastano per esprimere, basta che ti giri e filmi quello che c'è alle pareti, è tutto stupendo, eccezionale. Sono 40 anni quasi che sono sulla piazza e ancora riesco ad emozionarmi, ancora riesco a organizzare queste cose navigando controcorrente in un momento difficile, però abbiamo ancora voglia, abbiamo ancora volontà. Speriamo di continuare ancora in questa cosa e che ci siano ancora molte altre serate come questa. Sono emozionata ad essere qui, molto bella la galleria, grazie a Claudio Ciccione. Con molto piacere ritorniamo per ripresentare le opere del nostro gruppo, il gruppo 11 che abbiamo creato circa 2 anni fa, è un gruppo di amici, ci integriamo molto bene. Poi a Milano, voglio dire, è il massimo, è il top, diciamo, per quanto riguarda l'arte. È sempre un piacere a Milano, e Milano non si può dire niente. È una bella galleria dove ci sono delle belle opere, bravi artisti, soprattutto umili, e quindi l'umiltà nell'arte non manca mai, diciamo, non deve mai mancare.